Sono nata con un grande rispetto e amore verso la natura. Fa parte di me. Cercare di avere un impatto minore sulla sua e sulla nostra salute non è uno sforzo, ma un atto d'amore da compiere anche attraverso lo sport. Io sono Filippa Lagerbach e oggi vi porto su una mia nuova Via Green. Le Vie Green di Filippa approda a Ferrara, città d'arte e di cultura, dove le atmosfere del passato ci accompagnano in lunghe e piacevoli passeggiate, a piedi o in bicicletta, tra alberi, prati e mura che abbracciano il centro storico. Un patrimonio di cui avere cura e da far conoscere, quasi fosse una riserva protetta, dove al posto della natura c'è la storia. Camminare è un movimento ciclico e ripetitivo di ciascun essere umano. Per fare il fit walking non serve una preparazione specifica, ma è importante mantenere la corretta postura e poi avere un graduale ma costante accelerazione del nostro passo. Il nostro itinerario alla scoperta di Ferrara inizia da qua, da sotto la Torre dei Leoni, la più antica delle quattro che costituiscono il Castello Estense. Cosa c'è di meglio di fare sport outdoor mentre conosci la storia dei luoghi che attraversiamo? Perché Ferrara non è soltanto una palestra, ma anche un museo a cielo aperto. Andiamo! Stiamo girando intorno al Castello Estense, simbolo di Ferrara. Tra poco arriveremo in piazza Savonarola, dove ci attende l'archeologa Chiara Guarnieri. Sarà lei a farci capire meglio il filo conduttore del nostro itinerario. Ho il compito di tutelare l'archeologia a Ferrara e quindi dirigo gli scavi che avvengono sia a Ferrara che in provincia di Ferrara. Fare archeologia è un po' una cosa particolare perché è come trovare una cosa che è persa, poi dopo tanti anni la ritrovi. E quindi l'idea di questo itinerario è nato proprio da questo, perché facciamo tanti scavi ma nessuno poi conosce quello che abbiamo trovato. E cosa avete trovato? Abbiamo trovato una cosa particolarissima, perché Ferrara, che adesso tu la vedi tutta in mattone, è così color rosso, in realtà quando è nata era tutta in legno. Quindi proprio uno spaccato di vita conservato perfettamente. Con il progetto Ferrara Nascosta abbiamo fatto 13 itinerari, 5 per il Medioevo e 8 per il Rinascimento, che potranno essere letti tramite un QR code che è stampato su un dépliant. Quindi in questo modo il turista o anche il ferrarese potrà andare in giro a vedere i vari episodi. Camminare regolarmente ci aiuta a mantenere l'equilibrio non soltanto corporeo ma anche mentale. Ci proietta verso uno stato di benessere psicofisico. Ferrara, territorio pianeggiante, definita la città delle biciclette, è senz'altro un ottimo compromesso per svolgere attività fisica a piedi o in bici tutti i giorni e ad impatto ambientale praticamente nullo. Questa è una città molto attenta all'ambiente. Ad esempio qui la raccolta differenziata arriva a quasi il 90%. Non solo, sono state promosse diverse campagne sulla mobilità sostenibile. Le mura che circondano e definiscono i confini del centro storico della città possono essere percorse ovviamente a piedi, come stiamo facendo noi, oppure in bicicletta, sul terrapieno o da basso. Qui, in questa campagna urbana, si può godere di un connubio unico, quello tra arte, storia e natura. Divertimento, svago, diletto, parole che in una corte come quella Estense fanno pensare ad antichi fasti raccontati, ad esempio nelle sale del prestigioso Palazzo Schifanoia, dove ci attende Francesca Acu. Io mi occupo di conservare, studiare e valorizzare le collezioni archeologiche e numismatiche dei musei di arte antica del comune di Ferrara. Alcuni di questi reperti sono esposti proprio all'interno del civico lapidario e le nostre epigrafi però sono anche molto importanti da un punto di vista archeologico e molte di queste provengono dal nostro territorio e sono un documento importante perché testimonianza della romanizzazione del delta del Po. Secondo te, nel futuro avremo una società senza monete e banconote?
Spererei di no, perché la numismatica è una disciplina molto appassionante che dà la possibilità di scoprire la storia e capire le dinamiche politiche e sociali. Raccontano tanto di noi. Assolutamente. Ora stiamo andando a scoprire una piccola oasi verde nascosta in pieno centro. Questa zona, ora come allora, governata dalla natura, apparteneva un tempo ai giardini della Montagnola, che poi vennero abbandonati per diventare terreno fertile per la coltivazione di orti e vigneti. Parco Massari è invece il parco pubblico più grande compreso all'interno delle mura della città. Ora stiamo per incontrare l'archeologa Flavia Amato, che scava nei ricordi e che li tiene proprio in mano. Il mio percorso di studi mi ha permesso di viaggiare e di scavare anche all'estero. Adesso base nel Delta del Po, dove conduco scavi di archeologia pubblica e partecipata in collaborazione con il gruppo archeologico ferrarese. Tra questi lo scavo della Delizia di Belfiore, ormai scomparsa, che ci ha permesso di ritrovare reperti come questo, un frammento di affresco, che se ben interpretati ci raccontano molto del nostro passato. Infatti scavare la Delizia è stato suggestivo ed emozionante anche perché, oltre a scoprire la storia della Delizia, abbiamo potuto ricostruire la storia di quest'area di Ferrara, dall'incendio della metà del 400 fino a tutte le varie trasformazioni urbane. Com'è l'emozione tenere un pezzo della nostra storia in mano così? C'è sempre una storia dietro, quindi è veramente super emozionante. Da qui, oltre le mura, possiamo vedere il parco urbano, un'area naturale di 1200 ettari, attrezzata sia per il ristoro che per lo sport all'aria aperta. Un luogo dove la natura fa da padrona, ma allo stesso tempo costruisce una casa confortevole per l'uomo. Una casa che costituisce la memoria del passato e il fondamento del futuro.